Ciao amici, benvenuti nel canale di Mariella Fantasy. Oggi ho per voi un'idea tanto attesa, ve l'avevo preannunciata nell'ultimo mio tutorial, che avrei fatto una collana sfiziosa, particolare, e quindi si è creata moltissima attesa intorno a questa collana che ho appena terminato e che sto indossando, ma ancora non vi voglio far vedere proprio il clou. Quel particolare, quel dettaglio, neanche tanto piccolo, che la rende unica. Bellissima, elegante e sono sicura che ci saranno un sacco di imitazioni che cominceranno ad aleggiare, ma voi sappiate che la prima ad avere creato ed inventato questa tipologia di collana sono io, Mariella Fantasy, anche perché ve ne accorgerete dalla data di pubblicazione, per cui diffidate dalle imitazioni, care amiche. Allora, ma prima di cominciare a parlarvi di questa mia collana, che poi vi mostrerò anche con un tutorial di realizzazione delle varie parti che la compongono, neanche tanto difficili, anzi per nulla, voglio ricordarvi sempre di iscrivervi al mio canale. Questa è la moneta di scambio. Io vi regalo le mie idee, voi regalatemi la vostra iscrizione. È un like che dimostra che il mio video, le mie idee, la mia partecipazione a YouTube vi piace e quindi mi date una motivazione in più per continuare a pubblicare sempre nuove idee. E adesso è arrivato il momento di mostrarvi la mia collana. Rullo di tamburi. Come potete vedere, l'idea, che è rivolta prevalentemente al gusto femminile, alle donne, che amiamo le borse e noi siamo pazze di tutti i tipi di borsa. Ma se vogliamo indossare un abito elegante e non vogliamo avere le mani impegnate da borsettina, magari andiamo ad un buffet, ad un matrimonio, e non sappiamo dove lasciare la nostra borsa, la borsa a tracolla non è elegante, la borsa a mano dobbiamo lasciarla e magari dentro c'è la patente, la carta di credito, qualche documento, un fazzolettino, qualche altra cosa che le donne, insomma, per le donne sono importanti, ed è possibile contenerlo dentro uno spazio ridotto. Una chiave, qualcosa di importante, perché non creare una piccola pochette come questa? Quindi la mia idea è avere una borsettina al nostro collo, ma con un effetto di grande eleganza. Quindi, amiche mie, questa mia idea è rivoluzionaria, sono fiera di averla partorita dalla mia mente. Questa è una pochette punto nocciolina, come potete ben vedere. Vi mostrerò poi nel tutorial a seguire come realizzare il punto nocciolina, come lavorare questo rettangolino che poi con l'ausilio di un bottone magnetico come questo, come potete vedere, si chiude. Dentro possiamo inserire i nostri oggetti che vogliamo. Lateralmente con delle strisce di altro colore, questo è un turchese e un azzurro che messi insieme. Soprattutto con il contrasto dell'oro, vedete che ne impreziosisce ancora di più, aumentando l'effetto di eleganza di questo accessorio, che è una collana con una catena fatta con delle maglie, anch'esse interamente all'uncinetto di cotone, sempre dello stesso colore, richiama gli stessi, l'alternanza di questi due colori, azzurro e turchese. Per tutta la lunghezza vi mostro dove finisce questa borsetta, finisce proprio sotto il seno, che è la lunghezza giusta che ci consente di vedere anche quando noi apriamo la nostra borsetta e di prendere quello che ci serve e poi di richiuderlo semplicemente. Naturalmente possiamo realizzarla anche con rosso e giallo laterale. Possiamo fare tutto a gialla con qualcosa di rosso lateralmente, possiamo realizzarla in rosa, pink, e grigio. Sono tutte tonalità e colori eleganti, marrone, cioccolata e color corda lateralmente, oppure tutta color corda e marrone lateralmente. Possiamo fare tante combinazioni, oppure per chi è amante. Che è amante del nero, possiamo fare appunto una collana grigia e nera, bianca e nera, qualcosa che può richiamare il nostro abbigliamento e farla mimetizzare più facilmente, ma senza rinunciare all'eleganza
E soprattutto alla praticità con questa nostra mini pochette meravigliosa. Vai, Mariella Fantasy. Scommetto che vi è piaciuta. Scommetto che siete rimaste sbalordite. Scommetto che non ve la immaginavate nemmeno che poteva esistere una collana così. Io non ho guardato da nessuna parte. Non so se già esiste, ma io non l'ho vista. È stata proprio una mia idea, assolutamente nuova. Per cui. Cari amici, care amiche, se vi piacciono le mie idee, se le considerate innovative, stimolanti e frizzanti e spumeggianti, come credo che siano le mie idee, lasciate immediatamente un like se ancora non lo avete fatto, perché credo di meritarlo. Adesso, amiche, vi saluto e vi lascio al tutorial che spiega come realizzare questa collana super bella. Un bacio da Mariella Fantasy. Ed eccoci amici alla spiegazione della nostra collanina bellissima con pochette. Allora, intanto vi do le misure di questa collana. La lunghezza della catena dal collo fino alla borsetta è di circa 36 centimetri, 36-37 centimetri. Se prolunghiamo la lunghezza con tutta la borsetta, giungiamo a 43 centimetri. Questa è la lunghezza della collana. La lunghezza soltanto del filo invece della catena è di, dico subito, approssimativamente, diciamo, di ben 71 centimetri. 71 centimetri è la lunghezza della catena. Quindi prendetevi queste misure. 36 è la lunghezza dal collo al ciondolo. Più la borsetta diventano appunto 43 centimetri di lunghezza. La borsetta invece è la realizzazione di un rettangolo con punto nocciolina che è largo 9 centimetri per 17 centimetri. Dopodiché ho realizzato queste bande laterali che sono formate da 6 catenelle di base per 14 giri di maglie basse, contornati poi da un giro di maglia bassa alla fine. Parliamo anche degli accessori, che sono elementi decorativi molto importanti perché impreziosiscono la collana dandogli un che di eleganza. Queste maglie di catena metallica dorate che potete trovare presso qualunque merceria a metraggio, le staccate. Io ne ho staccato 5 anellini, uno va alla maglia all'uncinetto come raccordo e l'altro alla borsetta. Giù! Giù! Scusatemi. Dopodiché avevo anche questo ciondolo decorativo colore oro che accentua ancora di più questo effetto eleganza. Un altro accessorio che dovete procurarvi sarà la calamita magnetica, quella che si utilizza proprio per le pochette. Quindi vi apro la borsetta e vi faccio vedere nell'interessa quanto è carina questa pochettina mia. Ok. Andiamo adesso al materiale. Il materiale utilizzato è della Mondial Nilo e Gizza. Il Nilo è questo azzurro numero 5 e il Gizza è questo turchese. Come vedete, l'abbinamento di questi due colori proprio si prestano tantissimo ad oggetti di una certa eleganza. L'uncinetto utilizzato per il numero 5 è stato il 2 mm. Naturalmente, vi dovete procurare anche un bellissimo ago lungo. Con una cruna larga che vi servirà tantissimo, poi vi farò vedere perché, e delle chiaramente forbici. Detto questo, passiamo alla esecuzione della borsettina con il punto nocciolina. Allora, io per motivi di velocità e di visualizzazione migliore, sto utilizzando un filato molto più grosso, con un uncinetto 2,5, un po' più spesso. In questa maniera vi rendo più visibile la lavorazione e in questo caso sto utilizzando un accostamento di questi due colori che possono essere anche il suggerimento per un'eventuale pochette in alternativa all'azzurro e al turchese, che sono il rosa antico ed il prugno, che come vedete insieme si accostano, si abbinano perfettamente.
Ok, cominciamo con il nostro rettangolo che costituisce il corpo centrale della nostra borsetta. Allora, amiche, dobbiamo iniziare a lavorare il punto nocciolina. In questo caso dobbiamo realizzare quindi un numero di catenelle tale da coprire la lunghezza di 9 centimetri, che sono appunto questa larghezza della borsetta, di 9 centimetri. Dobbiamo contare noi un multiplo di 4 meno 1. Quindi cosa facciamo? Io già avevo contato che con 20 catenelle andavo proprio alla larghezza quasi di, se non di più, di 9 centimetri. Quindi adesso lavorerò 19 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4. Ah, una cosa importantissima. Le prime catenelle lavoratele morbide, molto morbide, delle maglie molto abbastanza larghe, non larghissime, però morbide. Così è un trucchetto proprio che permetterà di evitare che il rettangolo del nostro punto nocciolina, invece di un rettangolo, diventi un parallelepipedo, quindi perda la sua simmetricità per prendere una forma obliqua strana. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei. Quindi vedete, sto lavorando molto larghe le maglie. Sette, otto, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Quindi che do avrebbero dovuto essere 20 come multiplo di 4, ma io ho fatto multiplo di 4 meno 1, quindi 19. Il primo giro che andiamo a lavorare sarà tutto di maglie basse. Quindi facciamo un'altra catenella e entriamo nella seconda. E cominciamo a lavorare con la mano stavolta normale di esecuzione le nostre 19 maglie basse, quindi 2, 3, 4, 5 e 19. Eccoci qui, la codina la stringiamo così. Ok. E abbiamo fatto il nostro primo giro di 19 maglie basse. Adesso passiamo al secondo giro. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e nel voltarlo ci portiamo la codina. Così man mano durante la lavorazione nasconderemo questa codina del filo. Ok, dobbiamo avviare adesso la lavorazione di 3 maglie basse. Una, due, tre. Tiriamo un po' il filo così si nasconderà. Ok, adesso iniziamo a lavorare la nostra prima nocciolina. Filo sull'uncinetto e all'interno di questa, che sarebbe consecutivamente a queste tre maglie basse, nella maglia bassa libera sottostante dobbiamo lavorare ben 6 maglie alte lasciate aperte e poi chiuse tutte insieme alla fine. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa sottostante, estraiamo il filo e lavoriamo la prima maglia alta. Di nuovo prendiamo il filo, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, di nuovo il filo, la quarta maglia alta. La quinta e l'ultima e la sesta. Adesso noi prendiamo il filo, inseriamo già l'indice, come vedete dietro, per dare forma alla nostra nocciolina, facciamo passare l'uncinetto attraverso tutte queste asole, prendiamo il filo e chiudiamo e stringiamo con una catenella. A questo punto cerchiamo la prima maglia bassa accanto a quella che, nella quale abbiamo lavorato le nostre 6 maglie alte, questa quindi libera. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa stringendo. Ed ecco che già ha preso forma la nostra prima bellissima nocciolina.
Seguirà questa prima maglia bassa, altre due maglie basse, quindi abbiamo così un'alternanza di una nocciolina e tre maglie basse, quindi 2 e 3. Ora vi mostro nuovamente la lavorazione della nocciolina, dopodiché ci vedremo poi alla fine del giro. Così vi mostro il giro successivo come si lavora. Ok, di nuovo filo sull'uncinetto e lavoriamo un'altra nocciolina. Una maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, la quarta maglia alta. Mi raccomando, lasciatele tutte aperte le maglie, si chiudono alla fine. La quinta maglia alta e infine, sempre nella stessa maglia sotto, tutte devono stare nella stessa maglia. E infine l'ultima, la sesta. Prendiamo il filo, col dito già spingiamo la nostra nocciolina, facciamo passare l'uncinetto attraverso tutte queste asole, prendiamo il filo e chiudiamo con una catenella, così. Dopodiché, anche per questa, cerchiamo la maglia bassa sotto libera accanto, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa, una. E poi seguiranno le altre due. Ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco il nostro primo giro di noccioline. In questo caso me ne sono venute 4 noccioline. Adesso, una volta che abbiamo terminato il nostro giro, quindi come vedete abbiamo iniziato con 3 maglie basse e finiamo con 3 maglie basse. Adesso noi faremo una catenella, giriamo il lavoro e dobbiamo fare tutto un giro di maglie basse. E vi spiego come. Allora, sotto a queste 3 maglie basse sarà facile, quindi una, prendo un po' di filo, ok. Due, vedete? Ci stiamo avvicinando alla nocciolina. E qui c'è la terza maglia bassa, quella accanto all'inizio nocciolina. Qua, vedete? E anche se non la vedete, la create voi. L'importante è che noi ripetiamo le 3 maglie basse che avevamo dall'altra parte. Adesso noi, siccome dobbiamo realizzare una maglia bassa pure sopra questa nocciolina, l'uncinetto lo passiamo proprio dentro questo forellino. Vedete questo buchino? Questo buchino qui. Aspettate, non è che, magari forse non si vede bene. Vedete questo forellino? Questo dove c'è appunto la nocciolina? Questo buchino, ve lo faccio vedere meglio. Quello che si è venuto a creare dopo che noi abbiamo chiuso le 6 maglie alte tutte insieme e abbiamo fatto una catenella. In seguito alla catenella si è creato questo foro qui. Noi dobbiamo inserire l'uncinetto proprio dentro questo foro. Ok? Prendiamo il filo, lo usciamo fuori così e chiudiamo con una maglia bassa. Eccoci che abbiamo creato di nuovo la maglia bassa. Sotto le vedete queste altre 3 maglie basse, giusto? Ve le mostro meglio io. Una, due e tre. E qui dobbiamo lavorare altre 3 maglie basse. E quindi una, due, e 3. È un'alternanza di 3 maglie basse ed una maglia bassa ricavata dentro questo foro della nocciolina. Vedete come facilmente si inserisce l'uncinetto? Così prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa. E di nuovo con queste nostre
tre maglie basse. L'importante è che siano tre. Poi se l'uncinetto lo inserite qui piuttosto che nel primo, non importa. L'importante è che noi abbiamo sempre tre maglie basse ed una maglia bassa in cima, in questo forellino. Ok? Ci vediamo alla fine del giro. Giunti alla fine del giro, al solito, una catenella e voltiamo il lavoro. Questo è quello che si presenta davanti ai nostri occhi. Adesso dobbiamo fare un altro giro di noccioline, però stavolta sfalsate. Per cui inizieremo direttamente adesso con la lavorazione di una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto già la catenella, una maglia bassa, filo sull'uncinetto e all'interno di questa maglia dobbiamo lavorare una nocciolina. E quindi di nuovo una. 2 e 6. Prendiamo il filo, facciamo passare attraverso queste 6 asole e chiudiamo. Come vi ho spiegato prima, cerchiamo la maglia bassa successiva sotto e chiudiamo con una maglia bassa. Poi seconda maglia bassa a seguire, terza maglia bassa. Di nuovo nocciolina, filo sull'uncinetto, prima, seconda, terza, ecco qui, fatto anche il secondo giro, procederemo nuovamente con un giro di maglie basse, come vi avevo spiegato prima. Quindi faremo una catenella per voltare il lavoro. Gireremo il lavoro laddove c'era la maglia bassa perché avevamo chiuso la nocciolina, no? Con una maglia bassa, noi realizziamo una maglia bassa. Dopodiché inseriamo l'uncinetto nel forellino della nostra nocciolina. Vedete? Prendiamo il filo perché dobbiamo costruire un'altra maglia bassa. Dopodiché le tre maglie basse che seguono sempre alla nostra nocciolina. Quindi 1, 2. E 3. Cerchiamo di nuovo il forellino della nocciolina, inseriamo l'uncinetto e facciamo una maglia bassa e così via, proseguendo per un giro tutto di maglie basse. Per cui, cari amici, a questo punto continuate i vostri giri di punto nocciolina e ci vediamo quando avete raggiunto la lunghezza di questo rettangolo, di 17 centimetri. Allora, terminati i vostri giri in modo tale da avere questo rettangolo, vedete come è venuto bello, bombato? Chiaramente questo filo è più grosso, quindi le nostre noccioline risulteranno più sporgenti, più evidenti, ma anche il fatto che ho fatto 6 giri di maglie alte ha giocato un ruolo determinante. Invece questo filo è molto più sottile, un nilo numero 5, e la nocciolina invece l'avevo fatta con 5 giri. Invece voi fatela con 6 giri di maglie alte e verrà una nocciolina molto più bella e pronunciata, anche al tatto è bellissima. E naturalmente vi dico che lo potete fare anche con un qualsiasi punto, una maglia alta, diciamo risulta un lavoro molto più rapido, ma vi posso assicurare che l'effetto che può dare una pochette col punto nocciolina è un effetto molto più elegante, molto più bello. Quindi, una volta terminato il vostro rettangolo, fate tutto un giro intorno di maglie basse. Una volta rifinito tutto il nostro rettangolo punto nocciolina, tutto con un giro intero intorno al perimetro di maglia bassa, stacchiamo il filo così e lo nascondiamo poi col nostro ago della lana. Ecco fatto, rifinito il tutto, chiaramente non ci rimarrà che prepararci a chiudere la nostra pochette intanto con il nostro bottone automatico e cominciamo a stabilire chiudendola quasi a portafoglio la parte centrale dove andremo a chiudere la nostra borsetta. Accostiamo anche
la chiusura che è già calamitata, magnetizzata, cosicché possiamo stabilire dove andrà chiusa. In questo caso le alette, scusatemi, ero uscito un po' fuori. E praticamente la chiusura viene in questa maniera. Adesso noi dobbiamo creare queste bande laterali. Queste bande laterali. Quindi dobbiamo realizzare dei rettangoli che poi andremo a cucire lateralmente a questa borsetta. Io per questa borsetta di questo colore rosa antico ho pensato di accostare questo prugno. E così faremo uno, due, tre, quattro, cinque e 6 catenelle. Una catenella, nella seconda inseriamo l'uncinetto e facciamo le nostre 6 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e 6. A questo punto dobbiamo continuare con i giri fino a raggiungere l'altezza che ci interessa e poi faremo un'altra di queste bande laterali identica come numero di maglie e numero di giri anche dall'altra parte, lasciando prima di staccare il filo un filo molto lungo che ci servirà poi per cucire. Ecco qui, una volta creata questa banda laterale che andremo poi a cucire, quindi il filo lo tagliamo lungo, lo lasciamo lungo, ne facciamo naturalmente un altro identico con numero di giri e numero di maglie da fare poi dall'altra parte, ma per motivi di velocità e di tempo vi mostro immediatamente come fissare questa parte laterale. Quindi prendiamo l'ago della lana, inseriamo il nostro filo ed iniziamo proprio. Quindi mettiamo queste due estremità accostate e cominceremo a fare questo lavoretto di cucitura. Questa maniera. Punto per punto, ecco qui, una volta fissata la prima banda, poi fisseremo l'altra e la nostra borsetta è quasi pronta. Naturalmente l'avrei dovuta fare un po' più alta, però per motivi di fretta questa deve arrivare a coprire anche la parte superiore, ok? La dovete fare un pochettino più alta, però il principio è questo e anche dall'altra parte. Poi per nascondere questo dischetto, io come vedete nella mia borsettina ho fatto un piccolo decoro all'uncinetto e poi con ago e filo l'ho cucito per coprire e poi potete aggiungere le vostre catenelle. Per fare invece questi anelli, è semplicissimo, vi mostro subito come si fa. Si alternano naturalmente i colori proprio per ricreare questo effetto cromatico della stessa borsetta. Per cui bisognerà fare 10 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E chiaramente, quando si sono staccate le 4 maglie, come avete visto in queste stesse, a questo punto prendete la codina della catenella e la inserite nella maglia, come ho fatto qui con questo blu. Facciamo finta che è questa, una catenella, ne stacco una, così vi rendete meglio conto di che cosa sto dicendo, e la inserite
ovviamente l'altro anello, non quello attaccato alla borsa. Una volta inserito, si chiude ad anello la catenella, creando così un cerchio chiuso con una maglia bassissima. In questa maniera si fa una catenella e qua dentro si lavorano 15 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro. Quindi una volta fatto l'anello, vedete, io ho già tagliato la codina che man mano lavorando avevo nascosto. Tagliamo il filo, questo lo tiriamo, stringiamo e poi prendiamo l'ago della lana, prendiamo il nostro ago della lana e nascondiamo questo filo. Una volta nascosto il nostro filo, tagliamo con le forbici e riprendiamo l'altro colore, il prugno. Naturalmente, se vogliamo invece fare quella che avevo fatto all'origine io, che è molto più fine perché è fatto con un cotone numero 5 più sottile, viene qualcosa di molto più elegante, molto più bello. Questo è fatto con un cotone grosso e quindi chiaramente l'effetto è molto più materico. Poi, no, ovviamente, è a gusto vostro e dipende cosa dovete fare. Quindi riprendo nuovamente il filo, stavolta dell'altro colore, faccio la stessa operazione identica. 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lascio il filo così, prendo la codina, dalla parte del dritto, io guardo sempre questa parte del dritto, non del rovescio, vedete dove le maglie sono più verso di me. Ok, inserisco la codina. Di nuovo reinserisco l'uncinetto nella prima catenella delle 10, riprendo il verso del filo, prendo, chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella di chiusura e di nuovo qui dentro io mi lavoro le mie 15 catenelle, maglie basse, scusatemi, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, metto di qui, 9, 10, man mano io accompagno il cerchietto, 11, 12, 13, 14 e 15. Inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa di inizio giro, chiudo con una maglia bassissima, taglio via la codina, quella che man mano abbiamo nascosto, quella dell'inizio filo, ecco, taglio anche il filo, allungo, stringo e nuovamente con l'ago della lana mi vado a nascondere il filo e ricomincio poi con il rosa fino ad ottenere una maglia, una catena lunga per le misure che vi avevo accennato all'inizio. Vi dico semmai il numero dei giri che ho fatto per questa banda. Allora, le bande laterali, ve lo ribadisco, sono realizzate con una base di 6 catenelle. Per 14 giri di maglie basse, contornati alla fine tutto intorno da un giro di maglie basse. Quindi queste sono le misure esatte. Mentre per quanto riguarda la borsettina, abbiamo detto che la dimensione è di 9 cm per 17 di lunghezza di questo rettangolo. Mi raccomando, ricordatevi di fare una nocciolina di minimo 6 maglie alte chiuse insieme, altrimenti la nocciolina non vi risulterà molto pronunciata. Invece, come vedete, è molto bello avere questo effetto. Questo filo è molto più grosso rispetto a quello che ho utilizzato io per la collana, risulterebbe, diciamo, meno adatto per fare un gioiello.
è troppo grosso. Quindi il filo numero 5 è l'ideale, ve lo consiglio. Ok, né più piccolo né più grosso. Credo di avervi detto tutto. Da Mariella Fantasia è tutto a questo punto. Vi saluto e spero che vi sia piaciuta questa mia idea. Ciao amici!